non ho bisogno che sia facile, ho bisogno che ne valga la pena. Chi decise negli anni 80 di realizzare una gara di podismo a Maciano andò incontro a diversi fattori, appellandosi forse a questo slogan che oggi viene riportato sulle loro maglie. Non era facile realizzare, concretizzare per le mille difficoltà, non era facile perché c'era una distanza, c'erano corridori che dovevano arrivare non solo dalla vicina Rimini ma anche dalle regioni confinanti con la Romagna, chi dalle Marche, chi dall'Umbria, chi dalla Toscana, eppure quel 1980 rimase storico, partenza dalla piazza, simbolo ancora oggi del paese, di riunione di amici, gruppi e famiglie, tanto olio di gomiti, tanta manodopera e via a praticare un percorso sulla propria terra, dove con le scarpette, chi anche a piedi nudi considerando la propria pazienza, era pronto a cimentarsi danzando felice nei campi di girasole. Aria di campagna unita a quella delle montagne attorno, aria della Valmaricca e soprattutto orgoglio macianese con buona pace del centro della vallata Nova Feltia, considerato troppo age, troppo city per chi era abituato a zappare la terra. A questo punto loro non potevano sapere che nel 2017 si sarebbe arrivato a tale slogan sulla maglietta, ma potevano immaginare la seconda parte di quella frase: ho bisogno che ne valga la pena. Sì, oggi avrebbero detto, ne vale e varrà la pena correre da queste parti, emettendo quel sudore che significa fatica, ma che all'arrivo si trasforma in un sorriso grande di chi quella gioia la condivide con te perché ha visto calpestare la propria terra, per cui se corri a Maciano divieni uno di loro. Con buona pace della tua terra natia, dei tuoi amici, dei tuoi familiari, la Sette Borgate Macianesi, in poche parole, racchiude una piccola borgata anche per te, dove trovi chi ti incoraggia, chi ti bagna durante il percorso, chi si siede a tavola con te, perché se qui ancora non l'hai capito, non corri la solita corsa podistica, ma corri in famiglia, è davvero una festa per tutti. 21esima edizione delle Sette Borgate Macianesi, ma da dove partiamo questa volta? Partiamo dai cenni storici. I Maciano Team Runners ASD, la prima società di podismo dell'Alta Valmaricchia, costituitasi il 7 febbraio del 2015. Tutto è iniziato qualche anno fa, quando alcuni ragazzi volenterosi hanno voluto riorganizzare la storica gara podistica denominata Sette Borgate Macianesi, dopo circa quasi 20 anni di inattività. Con il passare degli anni, grazie a tutti i macianesi e ai numerosi sponsor, tale manifestazione sta riacquistando importanza e sull'onda dell'entusiasmo hanno iniziato a prendere piede alcuni runners amatoriali, i quali, oltre a partecipare alla gara di casa, hanno iniziato ad allargare la loro partecipazione ad altre manifestazioni provinciali, coinvolgendo altri ragazzi a seguirli in questa loro nuova passione. Il gruppo tra organizzatori e runners, col passare del tempo, è così aumentato. Con passione e affiatamento, con l'obiettivo comune di valorizzare Maciano e la Sette Borgate Macianesi, riportandola ai fasti di un tempo. Da qui la necessità di fondare una società per gestire al meglio la gara, ma soprattutto per permettere agli appassionati della corsa o delle camminate di passare del tempo insieme. Nel giro di pochi mesi sono stati tantissimi i tesserati tra camminatori e corridori, tra i quali spiccano i nomi di atleti di primissimo livello, come la macianese di nascita ma perugina d'adozione Lorena Piastra, assieme al suo compagno Massimiliano Sfondalmondo, che nel loro albo d'oro possono vantare una marea di piazzamenti e molti successi importanti. Oltre a loro, non hanno esitato a iscriversi anche il fortissimo Giacomo Rossi di Nuova Feltea e lo straordinario Tommaso Mazzoli, cresciuto a Penabilli e sposato a Nuova Feltia, considerato uno dei più forti atleti di skyrunning, corsa, per chi non lo sapesse, in montagna d'alta quota e trail del panorama italiano, grazie alle sue numerose vittorie in gare difficilissime. Cosa possiamo aggiungere noi rispetto a quello riportato sul sito ufficiale della Sette Borgate Macianesi, che abbiamo potuto conoscere in questi anni, e qui si parla di amicizia, di cuore, di affetto, personaggi come il presidente Cristian Rossetto, il vicepresidente Paolo Draghi, che poi vedrete anche in questa edizione alla fine parlare della sua ossessione, i numeri, il record da battere, quello degli anni 80, è delle 500 presenze. Lui ci è riuscito, Paolo è soddisfatto, questo gli basta e ora può già pensare alla 22esima edizione. Ma in questa particolare edizione, scusate il gioco di parola, 21esima per l'esattezza, c'è particolare attenzione anche ai bambini. Per la prima volta sono tantissimi gli iscritti, forse più anche degli anni 80 dove non si dava particolare rilievo e forse anche prima delle altre edizioni eseguite nelle scorse annate. Ma finalmente c'è un numero impressionante che porta ad eseguire diverse gare. Le gare saranno tante, come vedete da queste immagini, si parte dai più piccoli per arrivare ai più grandi, alla fine premiazione per tutti in modo tale da non scontentare nessuno. Ma Maciano
e anche questa. Macciano è una famiglia, Macciano è un paese di poche unità, ma chi si conosce si vuole bene e quando c'è da fare un'iniziativa tutti quanti si aiutano. Una sorta di fratellanza che va oltre l'amicizia. Da qui iniziamo a vivere la 21ª edizione delle 7 borgate macianesi. La parola al presidente Cristian Rossetto. Come ogni anno ci siamo andati da fare e i risultati si stanno vedendo per il numero di partecipanti, di iscritti, che siamo oltre i 200. La manifestazione, per fortuna, nonostante il tempo, si sta svolgendo in una giornata fantastica, solare ma arieggiata, e adesso diamo spettacolo con i top e tutti gli appassionati di runner che si sono raggruppati qua in questa giornata. Sicuramente sì, perché il caldo di questi giorni si è fatto sentire, infatti aveva rallentato anche un po' le iscrizioni, che poi, come è cambiato il tempo, si sono buttati in massa. Sicuramente il caldo farà la sua differenza, cioè bisogna sapersi gestire bene in questa giornata, con questo percorso, come conosciamo ormai, tosto, impegnativo, con saliscendi e discese tecniche, e il caldo sicuramente darà la sua. Sì, sì, questo te lo confermo, Macciano ormai è un'unica famiglia. Come è successo una mezza tromba d'aria, si sono raggruppati subito sia i volontari, i ragazzi, quelli della protezione civile, e quelli del comune e i nostri simpatizzanti, e su un giro di un paio d'ore il percorso era già ripristinato, non al top, nel senso di tirando via le piante principali che erano cadute, e poi il giorno successivo ci sono state le rifiniture. Come sai noi ormai andiamo di piccoli particolari che ci contraddistinguono su ogni punto del percorso. Sì, beh, l'emozione è a mille come sempre, perché comunque dai il massimo in questi giorni e cerchi ogni dettaglio, ogni particolare che sia perfetto, e in modo particolare poi il scambio di telefonati, di confronto con i miei due bracci destri, che sono Paolo Draghi e Roberto Brizzi, che ti dico che anche alla notte ci scrivavamo per accordarci e verificare tutti i particolari della corsa, insomma. Senza ombra di dubbio, oggi deve essere una festa, un grande in bocca al lupo a tutti e un gran divertimento, come ormai si sa che accade a Macciano. La leggenda narra che la prima edizione di questa gara avvenne nel 1980. La firma fu di Maurizio Alessi, che percorse il percorso storico di 8,2 km con partenza dalla piazza. Tempo un anno, nel 1981, ad alzare le braccia al cielo fu Paolo Benvenuti. Nel 1985 Graziano Calvarisi trionfò con il tempo di 28,49. Nel 1986 fu la volta di Raniero Agostini. Nel 1988 la gara tornò con il trionfo di Laurent Squadrani. Nel 89 Valentino Vestani. Poi via via passano gli anni, la gara si ferma per un po' e riparte nel 2011 con Simone Bandini, che trionfa con 31,35 nel percorso storico di 8,2 km ma con partenza dal campo polivalente. Nel 2012 è Alfredo Mazzucca a trionfare con il tempo di 32,03. Poi, ancora nel 2013, Alfredo Mazzucca si ripete, questa volta con il tempo di 32,37. Nel 2014 inizia il trisse di Matteo Lucchese con il tempo di 27,38, un'edizione però accorciata per maltempo con solo 7,6 km eseguiti. Nel 2015 Matteo Lucchese si ripete con 43,58 nel percorso nuovo di 11,7 km. Nel 2016, nell'ultima e precedente edizione, trionfa con 43,42. Nell'Albo d'Oro femminile, a partire dal 2011, a trionfare Monica Casadio con il tempo di 40,49. Poi nel 2012 Luana Leardini, nel 2013 Roberta Bellardinelli con il tempo di 40,05, nel 2014 Luana Leardini si ripete con il tempo di 35,48, anche in questo caso occorre dire per il percorso accorciato per maltempo di 7,6 km, nel 2015 a trionfare la carpigiana Eleonora Errani con 53,37 nel percorso nuovo di 11,7 km, nella precedente ed ultima edizione, quella del 2016, a trionfare fu Judith Varga con il tempo di 52,59. Per quanto riguarda il record di questa gara, nel campo maschile a trionfare Matteo Lucchese con 43,42, per quanto riguarda invece il campo femminile è Judith Varga con il tempo di 52,59. Entrambi i record sono stati stabiliti nella precedente edizione, quella del 2016.
Dal sito ufficiale cogliamo alcune notizie fondamentali in base a quanto detto nel precedente intervento. Per quanto riguarda l'edizione del 1980, come detto, a trionfare fu Maurizio Alessi, il secondo posto invece fu per Paolo Benvenuti. La prima società con più iscritti fu la GS Rani Carpegna. Nel 1981 Benvenuti Paolo si prese la rivincita su Alessi Maurizio, riuscendo a trionfare. Il secondo posto fu per Martinini, il terzo posto per Tenti Sergio e il quarto per Franco Fesani. La prima donna a trionfare fu Giovanna Bianchi, il secondo posto per Giuseppina Bianchi e il terzo posto per Merck Steel Van. La prima società invece per quanto riguarda i partecipanti fu per la prima volta una società estera appartenente alla Bruxelles del Belgio. Delle edizioni del 1983 e del 1984 si hanno poche notizie. In questi anni è stato registrato il record del circuito appartenente ad un carabinieri di Bologna, che ha chiuso la gara i 28 e 22, record tuttora da battere. Per quanto riguarda l'edizione del 1985, il primo classificato fu Crezzano Calvarese con 28 e 49, secondo Fabrizio Berabei con 29 e 16, terzo Massimo Lodovici con 31 e 15. La prima donna fu Rosetta Ferri. Nel 1986 il primo posto fu assegnato a Raniero Agostini della GS Carpegna, il secondo posto, pensate un po', ad Adolfo Accalai dell'Ampi Dux Cattolica, che ancora oggi corre ed è stato presente anche in questa edizione che stiamo per narrarvi. Terzo posto per Paolo Benini dell'Endas Mammelli Ravenna. La prima donna a trionfare fu Anna Bonandi. Nell'edizione del 1987 non si hanno purtroppo notizie. Dell'88 invece a trionfare fu Squadrani Laurent. Nell'89 il primo posto per Valentino Vestani. La prima società con più partecipanti fu la Minibar Miramare. Dell'edizione del 1990 e del 1993 non si hanno più notizie. Dopo l'edizione del 1993 la gara si è fermata per alcuni anni, riprendendo il via proprio nel 2011. Il rito è compiuto anche stavolta. Anche stavolta siamo pronti come ogni domenica, come ogni maledetta domenica, e pronto a soffrire, perché si soffre sempre, perché non importa l'obiettivo, il traguardo, la categoria, l'avversario, la passione non cambia, non muta, non sema, perché se sei come lui o come lei, sai che l'attaccamento a quei colori non conosce contesto. Tra poco arriverà, rivedrà le facce di sempre, gli amici, anche quelli che non conosce, quelli che abbraccerà, col quale condividerà implicazioni, gioie, delusioni, perché la corsa è anche questa. Ne sa qualcosa Matteo Lucchese, noi muscolari che lo condizionano, ma lui c'è per la voglia di esserci, per l'amicizia che lo lega al team Acciano e perché la corsa è la sua vita. Ma da queste parti attrae il percorso, il turista sembra essere quasi contagiato, non c'è persona che parli male. Magari qualche critica costruttiva arriva, ma sensata. Se poi a questo si calcola anche il grande lavoro eseguito nel corso della settimana dopo un violento acquazzone che poteva impedirne l'avvio, tutto va evidenziato con un applauso finale, come quello che avviene al momento del via, della partenza, dello sparo dalla pistola. E via, così, a raccontare questa 21esima edizione. Alla partenza vediamo subito qualche nome importante per quanto riguarda il campo femminile: Anna Spagnoli, Anna Nanu, Roberta Belardinelli, che qui ha già trionfato, Luana Liardini, che addirittura ha trionfato due volte, solo per citarne alcune, ma soprattutto la novità di quest'anno, di quest'annata di podismo, Tiziana Sportelli. Per quanto riguarda invece il campo maschile, il maratoneta Luca De Francesco appare favorito, poi della Miramare Runner troviamo Davis Borghini, Lorenzo Fuschini, che sta lavorando molto bene con l'Atletica Rimini Nord, stessa cosa anche per Claudio Galassi e Michele Agostini. Ricordiamo che è anche presente in questa edizione, nonostante le noie muscolari, Matteo Lucchese, che ha trionfato nelle ultime tre edizioni, dunque appare lui il favorito per riuscire a demettere in cassina il poker, ovvero quattro edizioni di fila vinte. Se la giocherà sicuramente con il maratoneta Luca De Francesco. Un'altra curiosità: Davis Borghini è un atleta che svolge il triathlon, poi lo sentiremo nel corso anche delle nostre interviste. Spazio ora alle immagini. Deep Production.
la pianura arrivano le prime salite. In testa troviamo Lorenzo Fuschini per quanto riguarda il campo maschile dell'Atletica Rimini Nord, tallonato da Davis Borghini del Miramare Runner e da Luca De Francesco dell'Atletica MDS, giunto addirittura dal Sassuolo. In quarta piazza si stabilisce Matteo Lucchese. Segue Federico Valandro del gruppo Podisti, Bezzi Daniele del Running Project e Taos Zaccaria del Fiorino. Via via, Nuti Stefano della GS Lamone, Maurizio Casadei dell'Olimpia Nova Running e un gruppetto capitanato da Claudio Galassi dell'Atletica Rimini Nord, infoltito dalla presenza di Michele Agostini della GPA San Marino. Per le donne troviamo al comando Anna Spagnoli dell'Edera Forlì, seguita da Anna Nanu della Gabbi Bologna e infine da Roberta Belardinelli dell'Atletica Castello. Riusciamo a vedere anche Luana Liardini, sempre della Gabbi Bologna. Vedete alcune particolarità, infatti, dove c'è il primo ristoro e vengono bagnati gli atleti. Nell'edizione 2017 infatti sono presenti 3 punti ristoro lungo il percorso con acqua, tè e sali minerali distribuite ai concorrenti. In caso di giornata molto calda come è stata, sono state predisposte alcune docce lungo il percorso. In questo caso avete visto appunto un ragazzo bagnare i concorrenti. Parliamo anche del percorso. Il percorso tradizionale si dipanava su 4 km difficili da ripetere 2 volte. Si partiva dalla piazza per poi toccare tutte e 7 le borgate: Pantaneto, Marinelli, Castello, Aia di Bartolo, Villa, Monticello, Aia Marcucci. Nell'edizione 2015 il percorso si è rinnovato passando a 12 km da correre tutti di un fiato su un percorso sempre impegnativo di 6 km da ripetere ben 2 volte, su e giù per le 7 borgate con punte di salita oltre il 20%. Si parte come sempre dopo il 2011 dal campo polivalente, ma alla Villa, invece di imboccare la famosa discesa del Monticello, si gira a sinistra e percorrendo le suggestive carraie di Piancerbaia si riprende il circuito tradizionale a Monticello. Poi come sempre superi il terribile Bossolo fino alla piazza. Non si passa in più infatti per la salita delle Vigne e poi come sempre Pantaneto, Marinelli e su fino al castello all'ombra della Torre Malatestiana. Si scende poi all'Aia di Bartolo e si ricomincia per un altro giro. Un circuito tanto bello quanto duro, se lo hanno definito le montagne russe della Romagna, evidentemente un motivo c'è. Per scoprirlo occorrerebbe iscriversi anche nelle prossime edizioni. La 22esima potrebbe essere una suggestiva tentazione. Ritornando alla gara prendiamo il ritiro per Matteo Lucchese. Da applausi l'esserci stato nonostante le noie muscolari che l'hanno costretto a ritirarsi anzitempo. Prende campo libero a questo punto il maratoneta Luca De Francesco, che per un po' ha duellato con lui prima di eseguire una gara tattica partendo a razzo e non venendo più ripreso. Infatti chi lo segue è del Miramare Running Davis Borghini, ma tra i due c'è un divario di circa 2 minuti. Terza posizione per Taos Zaccaria, mentre Lorenzo Fuschini cede il passo venendo scavalcato da altri concorrenti, per l'appunto da Taos e infine da Valandro. Per le donne tutto secondo copione, Anna Spagnoli dimostra di essere informissima, a pedinarla c'è Anna Nanu che è salita sul podio diverse volte in questa stagione, come la stessa Tiziana Sportiello che è molto più lontana, addirittura in 7ª posizione, ma anche qui si viaggia a una distanza di circa 2 minuti, mentre a 3 minuti dalla Nanu segue Roberta Belarinelli. Luana Liardini avverte molta stanchezza, si accontenta, almeno si fa per dire, della 4ª posizione, anche lei a 2 minuti di distanza dalla 3ª in classifica. We'll be right back.
gli arrivi per quanto riguarda la 21esima edizione della Sette Borgate Macianesi. Partiamo dal podio maschile. A trionfare è Luca De Francesco dell'Atletica MDS con il tempo di 44:35. A seguire troviamo Davis Borghini della Miramare Runners con 46:57. Terzo tempo per Zaccaria Taos della GS Il Fiorino con 47:06. Quarto, Federico Valando della Gruppo Podisti con 47:37. Quinto, Lorenzo Fuschini della S Atletica Rimini Nord con 47:47. Sesto, Daniele Brezzi della Trail Running Project con 48:58. Settimo, Maurizio Casadei dell'Olimpia Nova Running con 49:25. Ottavo, Michele Agostini della GPA San Marino con 49:28. Nono, Claudio Galassi dell'Atletica Rimini Nord con 49:30. Decimo, Stefano Nuti della GS Lamone con 49:35. Passiamo ora al podio femminile. A trionfare è Anna Spagnoli dell'Eder Atletica Forlì con 50:53. Secondo posto per Anna Nanu della GS Gabbi con 52:56. Terzo tempo per Roberta Belardinelli dell'Atletica Castello con 55:17. Quarta, Luana Liardini della GS Gabbi con 57:11. Quinta, Beatrice Boccalini della Quadrilatero con 58:07. Sesta, Manuela Brasini della Comite Terra Forlì con 58:12. Settima, Tiziana Sportelli della GS Lamone con 58:26. Ottava, Lorena Piastra della Macciano Team Runners con 1:45. Nona, Iole Citriniti della Miramare Runner con 1:03. Decima, Cristina Drauli Maria della Sisi Runner SD con 1:30. Spazio ora alle interviste e ai complimenti per gli organizzatori. Sì, è molto bello il percorso, e sono due giri da 6, quindi il primo riesci un attimo a capire com'è il percorso e il secondo insomma ti regoli un po' di conseguenza. Primo anno che la facevo, è molto bello, ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitata. Ultimamente dai, sono contenta, ho avuto un po' un anno molto pesante per me, ho avuto un infortunio muscolare, è stato duro venirci fuori, però adesso sono contentissima, sto facendo gare di montagna, contenta anche del percorso di oggi, è la prima volta che vengo a Macciano e mi sono divertita moltissimo, percorso molto muscolare e sono contentissima di questo, un percorso molto molto spacca gambe, molto duro, era anche molto caldo, però alla fine è andata bene. Oggi ho un po' faticato questa gara, anche perché venerdì ho gareggiato un'altra gara nel mio paese, perciò oggi è stata un po' dura. Però vabbè, sono contenta perché davanti avevo due campionesse, perciò arrivare terza per me è un onore. Allora, è la prima volta che partecipo, dovevo già venire lo scorso anno ma per una leggera incomprensione di distanza non sono riuscito a venire. È molto dura, dopo il primo giro pensavo fosse più semplice, invece poi alla fine la fatica si è fatta sentire e come. Però alla fine sono stato fortunato, ho corso comunque in modo regolare e penso di aver fatto la seconda parte più veloce della prima, quindi non posso che essere contento di tutto. Beh, all'inizio per come ci era messa la gara, che ero in testa più o meno fino al quarto chilometro, ci avevo fatto un pensiero, poi comunque io faccio tre sport perché faccio triathlon, quindi non è che faccio solamente la corsa, quindi quando c'è stato quello strappo duro sono andati via, io sono rimasto un po' sulle gambe, sono passato tipo in quarta posizione, che davanti c'era Lucchese che poi si è ritirato, poi mi sono ripreso alla fine del secondo giro, sono riuscito ad andare a prendere il secondo atleta e sono riuscito ad arrivare secondo, sono contento e va bene così, insomma, gara molto dura e sono quelle che mi riescono anche meglio, insomma, quando è dura così la gara, molto bella, insomma, non l'avevo mai fatta, è la mia prima volta qua a Macciano. Ah sì, è stata una gara abbastanza dura e tirata dall'inizio, tant'è che infatti siamo partiti veloce un po'. Poi a metà gara c'erano veramente salite durissime e niente, sono state abbastanza tirate dal primo giro.
Poi dopo dal secondo sono rimasto sempre secondo fino a 600 metri all'arrivo, dopo ha passato quello che era dopo secondo e niente, dai, è stata veramente una bella gara, sono contento, spero di fare meglio in futuro, ecco. È stato molto bello il tratto dove c'erano dei ragazzini che con la gomma ci facevano la doccia, bello, sono stati molto bravi, anche i rifornimenti, grazie. Organizzato molto bene, complimenti agli organizzatori, ho visto che si sono dati molto da fare, c'erano le docce, il ristoro sul percorso e ci siamo trovati bene, nonostante il caldo ci siamo riusciti a svagarcela bene. Questa gara è ben organizzata e i ragazzi che stanno facendo questo percorso sono veramente dei bravi ragazzi e molto competitivi, nel senso che in tutti gli anni stanno organizzando questa gara perfettamente. Sono veramente contenta perché questo è il quarto anno che vengo a questa gara, perciò ci tengo molto a questa gara perché i ragazzi mi hanno invitato e anche quest'anno ho avuto l'onore di venire. Ovvio, complimenti all'organizzatore perché veramente una gara organizzata bene, con addirittura tre rissori in un giro di 6 km, non l'avevo mai vista, sono sincero. Confermo e faccio i complimenti agli organizzatori per la buona riuscita, il percorso era tutto segnalato, era impossibile comunque sbagliare strada e c'erano degli ottimi rifornimenti. I miei più grandi complimenti per questa splendida gara. Certo, gara veramente organizzata benissimo, ristori, acqua, tutto. Infatti quando finiva che c'era, che ne so, una salita durissima, poi dopo scollinato c'era, ti davano l'acqua, quindi riuscivi bene o male a rifiatare. Sì, guarda, è una soddisfazione unica. Quando siamo partiti ormai 7 anni fa non era neanche lontanamente immaginabile dei risultati del genere, però grazie all'aiuto di tutti siamo riusciti a realizzare tutto questo. Già era difficile confermare i numeri dell'anno scorso, vista anche l'estate caldissima che è stata, però siamo riusciti non solo a confermarli ma a migliorarli, perché quest'anno abbiamo superato le 700 presenze, un record mai visto Chiamazzano, perché nell'80 il record storico era di 500. Siamo oltretutto orgogliosi della qualità dei partecipanti, perché avere ai nastri di partenza gente come Luca De Francesco, il vincitore della gara maschile, Anna Spagnoli, una campionessa di primo livello che non devo certo io presentare, ma anche Anna Nanu, la Roberta Bellardinelli, la Luana Lardini, tra i maschi Davis Borghine che sta confermando il suo periodo di forma e tanti altri ragazzi giovani come Daniele Brezzi, Fuschini, Zach Taus che non conoscevo ma che ha fatto un'ottima prestazione arrivando terzo. Senti, sono rimasti tutti contenti, i principali protagonisti di questa gara gli hanno fatto i complimenti, addirittura il vincitore diceva mai visto una gara con i ristori così organizzati. Grazie, queste sono è quello che ci fa andare avanti, perché le critiche aiutano a migliorarsi, però i complimenti aiutano ad andare avanti, perché è veramente, veramente dura, soprattutto con gli impegni personali che ognuno ha. Però quest'anno veramente devo ringraziare tutti, dal primo all'ultimo, dai ragazzini di 14 anni che ci hanno aiutato a sistemare il percorso dopo la tromba d'aria, a tutti il personale sulle strade, il personale dei ristori, tutto quello che c'è dietro l'organizzazione della gara. È un grande grazie all'associazione 7 Borgate Mazzanesi che ci aiuta a organizzare tutto questo, pensando alla parte degli stand, all'orchestra dopo, per realizzare una grande festa. E forse il successo di questa manifestazione è anche questo, che non è solo una gara ma è una festa. Abbiamo strappato una promessa ai due vincitori, maschili e femminili, il prossimo anno hanno promesso entrambi che ci saranno. Sì, sarei molto contento se tornano. Quest'anno non c'erano i protagonisti dell'anno scorso, ma il nostro Giacomo Rossi, che rivolgo un saluto, che è per problemi di lavoro e su in Piemonte, Matteo Lucchese che ha passato un periodo con problemi fisici e che oggi, nonostante che non doveva correre, ci ha onorato della sua presenza, e per questo lo ringrazio vivamente.
e quindi niente, speriamo di continuare a migliorarci, e il fatto che la corsa piazza è un grande onore per noi.